Il progetto di riqualificazione delle case popolari di Via Longo a Teramo, sostenuto sin dai tempi del sindaco Chiodi, prevede ancora oggi l'abbattimento dei 96 alloggi di edilizia sociale per ricostruirne altri con una nuova destinazione urbanistica. I residenti non ci stanno ad essere cacciati per sempre dalle loro case e chiedono al commissario prefettizio e all'assessore regionale Mazzocca che il progetto possa essere rivisto anche sulla base della nuova emergenza abitativa post-sisma che il capoluogo sta vivendo. Il progetto dell'housing è assolutamente, come dire, alternativo alla destinazione popolare di quegli alloggi, nel senso che il progetto di housing sociale non prevede alloggi popolari se non in misura ridottissima, si pensa tipo 15 alloggi, mentre adesso ne sono 96. Quindi perdere questo patrimonio di alloggi sociali in un momento di emergenza abitativa così avanzato, dovuto al fatto anche per il sisma, per la crisi economica, è veramente inaccettabile, insomma, che si possa pensare di abbattere, di eliminare 96 alloggi popolari. Oggi siete qui perché volete, insomma, dire anche la vostra? Certamente, abbiamo già parlato e straparlato e vogliamo ribadire il diritto di rimanere a Via Longo, a dispetto di tutta la manipolazione edilizia che se ne voglia fare di quel quartiere, noi vogliamo rimanere a Via Longo perché noi abbiamo acquisito il diritto di abitare in queste case, non siamo animali perché così siamo stati trattati dalla vecchia amministrazione, quindi vogliamo che finisca questa storia perché vogliamo andare avanti con la vita, dobbiamo fare manutenzione nei nostri appartamenti, ne abbiamo già fatta prima. Prima nessuno ci ha aiutato, nelle vecchie amministrazioni e nell'attuale, quindi speriamo che il signor prefetto dia ragione alla nostra delegazione e che finisca questa spada di Damocle che abbiamo sulla testa.